Terza sconfitta consecutiva per la Vispesero. Terza sconfitta in una settimana per i biancorossi caduti al Benelli sotto i colpi del Forte Perugia. È finita 0-1 con una rete di Juan nel primo tempo che ha affondato la Vis al quart'ultimo posto, sempre più in zona play-out. Purtroppo la qualità oggi l'ha fatta da padrona. E loro sono stati bravi a sfruttare l'unico nostro errore, a crederci. Nel secondo tempo abbiamo cercato appunto di mettere in difficoltà una squadra importante, una squadra che ha speso tanto, una squadra che ha dei giocatori pazzeschi per la categoria, e alla fine Fulignati ha fatto il miracolo su Marchi, che non ci ha permesso appunto di portare a casa un risultato positivo. Se la Vis piange, l'Alma Fano invece esulta. Splendida vittoria 2-0 a Mantova con le reti di Gentile e Ferrara nel secondo tempo e Granata che sorpassano la Vis Pesaro piazzandosi al quint'ultimo posto e vedendo sempre più concrete le possibilità di salvezza diretta. Credo i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Avevamo tanta rabbia in corpo per quello che abbiamo lasciato pochi giorni fa e sono contento per loro perché si meritavano questa vittoria e credo che il campo abbia detto che è una vittoria meritata. Dal calcio al calcio a 5 continua a vincere l'Italservice Pesaro che passa 6-2 a Matera in casa della Signor Prestito. Doppietta di Cuzzolino, gol di Toni Dandele, Borruto e addirittura due reti del portiere Miarelli con altrettanti lob a porta sguarnita.